Amici e amiche di Sportme, ben ritrovati con il campionato Under 17 regionale. Per la seconda giornata del girone D si affrontano Taormina e Ionia Calcio Riposto. La formazione di Mister Patti vuole continuità dopo il 4-0 rifilato alla Nuova Rinascita. Patti che si affida a Gualberti, Santoro, Caliber, Tuccelli, Vancheri, Cucè, Rizzo, Sposito, Aloisi, Gennaro ed Agostino. A disposizione Russo, Marini, Lembo, Mancialli, Zoccoli, Musumeci, Dardanelli, Runci e Leggio. Risponde la formazione ospite con Pollicina, Marinache, Patanè, Furnari, Di Fazio, Longo, Cutuli, Romano, Camuglia, Musarra e Zanella. A disposizione di Mister D'Urso, Leanza, Aste, Vecchio, Scandurra, Sciuto, Silvestro, Campo, Bajai e Signorello. Dirige l'incontro il signor Antonino Pappalardo della sezione 10 Reale. Calcio di punizione per la Ionia, pallone che arriva in aria, stacca però prima di tutti Vancheri. Ancora un possesso per il Taormina con Gualberti che stoppa, va a rilancio però colpisce Cucè, c'è l'opportunità per Zanella, ancora il numero 11 in aria. Poi l'intervento in scivolata a chiudere di Gualberti che rimedia l'errore e riconquista il pallone. Azione d'attacco interessante per il Taormina che viene adesso fermata, recupera molto bene il pallone la formazione di Patti che adesso entra in area con Aloisi che va al tiro trovando la risposta di Pollicina che poi viene aiutato anche da Patanè. Calcio di punizione battuto da Vancheri, in profondità c'è una deviazione, pallone che raggiunge Gennaro che non riesce però ad indirizzare. Pollicina va a rilancio però serve involontariamente D'Agostino, davanti a lui non sbaglia e insacca la sua prima rete stagionale per il vantaggio del Taormina, suo errore del portiere avversario. È più furbo di tutti D'Agostino e la piazza per l'1-0 della formazione di Mister Patti. Occasione da corner per il Taormina, cross di D'Agostino che trova in aria Aloisi che però non riesce ad inquadrare la porta. Rimessa laterale per il Taormina affidata a Calì che mette in aria, prova a staccare di testa Rizzo, serve Gennaro che ci prova in acrobazia. Non inquadra però la porta avversaria. Rimessa anche per la Ionia, prova a intercettare Cucè, pallone che arriva nella zona di Romano, ha cercato dagli avversari, Romano riesce in qualche modo a servire Zanella e poi trova la risposta straordinaria di Gualberti. Difesa del Taormina che riesce a liberare grazie anche all'intervento del proprio portiere. Punizione lunga per il Taormina affidata a Vancheri che mette il pallone in mezzo, va a vuoto Pollicina e stacca prima di tutti Gennaro per quello che è il raddoppio della formazione padrona di casa. Esulta col proprio mister il numero 10 che di testa ha fatto 2-0. Prova a rispondere la Ionia che adesso controlla il pallone con Zanella, si accentra il numero 11 inseguito da un avversario, ancora Zanella col mancino, una deviazione e poi Gualberti in due tempi. Altra punizione per il Taormina, sul punto di battuta il solito Vancheri, c'è un fischio però di Pappalardo che dice che adesso si può andare, il pallone in aria, stacca di testa Di Fazio e poi favorisce l'uscita alta di Pollicina. Recupera un ottimo pallone Musarra che adesso scambia con Zanella, si chiude molto bene questa triangolazione, poi ancora Zanella in area di rigore, risponde Gualberti di piede e salva ancora il Taormina. Occasione da corner per la Ionia, stacca Camuglia e risponde ancora Gualberti. Occasione per il Taormina su calcio di punizione, prova ad uscire Pollicina, poi arriva Rizzo intercettato da un avversario e intanto espulso Romano, rosso diretto per il numero 8. Rimessa a favore del Taormina, controlla D'Agostino che ritorna da Cucè e mette un ottimo pallone, poi Pollicina riesce a intercettare. Si chiude sul 2-0 il primo tempo di Taormina-Ionia. Prima occasione della ripresa per la Ionia, Signorello con questa punizione recupera molto bene Gualberti che blocca in due tempi. Contropiede per il Taormina che sfrutta un ottimo possesso con D'Agostino, entra in aria, prova a rilanciare Vecchio, arriva comunque a rimorchio Rizzo che allarga il destro e va vicino al terzo gol, leggermente impreciso però il suo tiro.
Occasione che svanisce. Ionia che si affaccia dalle parti del Taormina, c'è il rilancio di Vancheri, poi recupera il possesso della formazione ospite, che va al tiro con Camuglia, che riapre la partita con questa zampata, anticipa Gualberti e fa 2-1. Prende coraggio la Ionia, adesso va in profondità da Camuglia, inseguito da Cucè. Ancora il numero 9 mette un traversone in mezzo. Riesce a leggerla molto bene Gualberti, che ferma l'azione. Insiste ancora la Ionia, calcio di punizione dal lato corto di destra. Salta prima di tutti Di Fazio, però non c'entra lo specchio della porta. Riceve un pallone interessante Furnari, che si libera di diversi avversari, e poi va da Signorello, che prova il tentativo alla distanza di un soffio fuori. Contropiede del Taormina con Dardanelli, che supera un avversario, entra in aria, la sua progressione per Runci, che si divora il gol del 3-1. Ancora D'Agostino, mette un ottimo pallone in mezzo per Runci, che stoppa di petto e poi viene fermato sul più bello d'Alleanza. Occasionissima per il Taormina, che adesso rimane in zona d'attacco. Pallone sfruttato da Sposito, che manda in profondità D'Agostino. In aria il numero 11, in sacca il 3-1 del Taormina. Doppietta personale, lo celebrano tutti. Dilaga la formazione di Patti, grazie al secondo gol di D'Agostino. Manciagli gioca su D'Agostino, che controlla di destro, alza la testa, mette un pallone in mezzo per Runci, che viene fermato ancora da Leanza. Il pallone rimane lì, Sposito, e poi la chiamata di Pappalardo, che nega la gioia del poker. Gennaro controlla e va in avanti da D'Agostino, che ha spazio per andare, si smarca anche Manciagli, lo vede, lo serve il numero 11. Ancora il gioco fra i due. Manciagli corre a destra e mette un pallone in mezzo per Runci, stavolta non sbaglia e cala il poker per il Taormina. Seconda rete stagionale per Runci, che esulta con i compagni e cambia ancora il parziale al Bacigalupo. Prova in qualche modo a rispondere la Ionia, riceve molto bene Signorello, punta un avversario, serie di finte, poi va col mancino senza problemi con Alberti. Calcio di punizione da destra per il Taormina, va Zoccoli in aria, c'è l'uscita di Leanza e poi il fallo di un avversario. Corner dalla sinistra per il Taormina. Pallone tagliato sul primo palo, riesce a deviare D'Agostino, fa tripletta personale e fa anche 5-1 per il Taormina, che ottiene la seconda vittoria consecutiva. Grandissima prova dei ragazzi di Patti, che calano grazie a D'Agostino il 5-1 sulla Ionia. Finisce così quindi Taormina che batte Ionia calcio riposto per 5-1, decisiva la tripletta di D'Agostino e le reti di Gennaro e Runci, è servita a poco la rete di Camuglia. Valida per il momentaneo 2-1 per la formazione di Patti, a punteggio pieno dopo due giornate.